Babbage, seduta davanti al fuoco, attorno alla sua famiglia etiope. Sono passati 30 anni da quel rapimento che la portò lontano dalla sua terra. Ora c'è l'uomo che ha sposato, c'è mio nonno Worku davanti a lei e sta suonando la bgna, lo strumento sacro. Allacciato al filo dell'incenso che brucia, canta e racconta la terra d'Etiopia da cui provengono. Cosa rimane di noi? Cosa possiamo custodire per non impazzire? Cosa c'è di sacro ancora? I figli contemplano le loro origini, che quell'azione del canto rende sacre. Contemplano e ascoltano.